Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi volevo proporvi un'altra arma, ok? Sempre riguardante le categorie delle armi che a me piacciono, alla fin fine. Sto parlando esattamente del AS Val, ok? Con questa arma è veramente una bestia, raga. È proprio forte, ok? Secondo me, momentaneamente io la reputo una delle migliori armi che c'è in Warzone. Per l'appunto. Adesso vado a vedere come l'ho settata e parliamo un po' degli accessori e tutto il resto, ok? Prima di tutto volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei video che pubblico praticamente ogni giorno, almeno cerco di pubblicarli. Ed eccoci qua sulla schermata dell'arma, ok? L'arma in sé. Allora, ho messo una canna VLK 105 MS Sova, ok? Che alla fine aumenta leggermente la mobilità e perde un po' la portata, però comunque la mobilità conta molto riguardante quest'arma. Poi cacciatore da mercenario, ok, precisione, importantissima, portata, ok, controllo aumenta e perde un po' di mobilità, però in complesso andiamo a recuperare qualcosa. Caricatore chiaramente da 30 colpi, inutile dire che serve un caricatore ampio per questo genere di arma, perché altrimenti c'ha 20 colpi nel caricatore e quindi bisogna adattarsi. Ottica non l'ho messa, laser non l'ho messo, calcio neppure. Impugnatura, ho messo fettuccina per impugnatura, ok? Controllo aumenta e precisione, perde un po' di mobilità, però comunque alla fin fine il controllo lo andiamo a recuperare e anche un po' di precisione. A me reputo che comunque la specialità FMJ aumenta il danno e quindi veramente, raga, lo fa diventare una bomba assurda. Il danno veramente è una cosa overpower su quest'arma. Assurdo, guardate qua che roba. Ecco. Prossimamente vi porterò un video riguardo quest'arma, ok? Andremo a parlare sul malloppo, ok? Così almeno la situazione è un po' più calma, ve la posso mostrare bene come funziona e comunque andiamo a livellarla un po', dato che ho il livello basso, cioè tipo livello 19, ok? Detto ciò, raga, vi invito a lasciare un commento e un mi piace, di iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo appuntamento riguardante le armi e tutto il resto che riguarda Call of Duty e bella ragazza.